Arrivano fondi per le località dell'Appennino rimaste senza neve per compensare le perdite, 13 milioni per sostenere il turismo invernale, fondi per ristorare in qualche modo quei comuni e quelle aree interne che tra il 2023 e il 2024 hanno avuto meno presenze a causa della mancanza di neve. La misura annunciata dal ministro Daniela Santanchè è stata giudicata molto positivamente dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, perché è una risposta concreta alle richieste provenienti dal territorio. Le risorse andranno alle imprese turistiche che hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 30% rispetto a quelli registrati dal 1 novembre del 2021 al 31 marzo 2022. I destinatari sono esercenti di attività di impianti di risalita a fune, di innevamento artificiale, di preparazione delle piste, noleggiatori, maestri, scuole sci, agenzie di viaggi, tour operator, alberghi o ristoranti. Il Ministero ora dovrà individuare i comuni destinatari, ma è chiaro che l'Aquila rientra nel discorso a pieno titolo. Il Consiglio dei Ministri di ieri ha portato 13 milioni di euro alla zona appenninica, all'Abruzzo, alle aree interne, aree marginali, montane. 13 milioni di euro per quelle attività, per quei gestori, per quei maestri di sci, per tutta quell'economia che quest'inverno non ha potuto lavorare per assenza di neve. Una stagione particolarmente difficile per gli operatori della neve che hanno visto ascoltate le loro grida di dolore, ascoltate dal governo Meloni, dal ministro Santanchè, da un ordine del giorno del capo dipartimento di Fratelli d'Italia per il turismo, onorevole Caramanna, e che ieri ha visto concretizzarsi questo appostamento di risorse che dovrà essere declinato a livello locale. Se ci fosse ancora bisogno di conferme, un'ulteriore dimostrazione della vicinanza di Giorgia Meloni al nostro Abruzzo, alle nostre aree interne, alla nostra montagna.